La Piana Fiorentina diventa sede dell'Ecofestival di Lega Ambiente e dal 6 all'8 giugno tiene a battesimo a Villa Montalvo di Campi Bisenzio la prima edizione di Festa Ambiente, 3 giorni dedicati alle tematiche ambientali. Abbiamo 4 convegni nazionali concentrati in venerdì 6 e sabato 7 giugno, abbiamo 3 concerti importanti la sera, tutte e 3 le sere, sia venerdì 6, sabato 7 e domenica 8, abbiamo ovviamente una rassegna del Rock Contest venerdì, abbiamo Paolo Handel con il suo speciale Carlo Pravettoni live sabato sera e la domenica sera abbiamo Stefano Scisco Bellotti e Francesco Magnelli, quindi 3 presenze anche artistiche molto importanti. Abbiamo anche una rassegna da Cineteca molto importante, il Clorofilla Film Festival, il venerdì Berlinguer Ti Voglio Bene, quindi rievocazione anche di un amico che è scomparso un anno fa, che è Carlo Monni, ricordiamo con un film che devo dire ha come tema la Piana, perché pochi sanno che Berlinguer Ti Voglio Bene è girato tra Mezzana, Pratiglia e il comune di Campi Bisenzio, e quindi il cuore del racconto di quel grande film di Giuseppe Bertolucci è esattamente la Piana, il parco della Piana. Un'occasione per conoscere sotto un diverso punto di vista e rivalutare una zona della quale si parla spesso e non per la sua qualità ambientale. Le nostre zone sono spesso conosciute più per aspetti non proprio positivi da un punto di vista ambientale, pensiamo alle grandi discussioni sull'aeroporto, sul termovalorizzatore, e quindi c'è più un'accezione negativa. Invece i nostri territori, nonostante siano certo molto appesantiti da un punto di vista ambientale, care ambientale, l'impatto sanitario sulle popolazioni, hanno anche un grande tessuto ambientale positivo, grande ricchezza, grande potenzialità, e credo che la scelta che ha fatto Lega Ambiente da questo punto di vista ci dà una grande soddisfazione, e poi ci aumenta anche di responsabilità e ci dà grande necessità, ci investe di un grande impegno per i prossimi anni.